Venerdì 23 aprile. Giovanni 6, 22, 29. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, la folla rimasta dall'altra parte del mare vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Nel Vangelo di oggi Giovanni mi sembra che voglia fare un po' il punto della situazione, cioè dire: benissimo, che significato hanno avuto i miracoli precedenti, no? Ieri abbiamo visto un Gesù che cammina sulle acque e l'altro ieri un Gesù che moltiplica i pani e i pesci. Nel Vangelo di oggi infatti abbiamo la folla che aveva beneficiato della moltiplicazione dei pani e dei pesci che raggiunge Gesù dall'altra parte del lago. Gesù sa benissimo però perché è stato raggiunto, cioè la folla non ha capito l'azione di Gesù. Loro sono lì perché sono stati sfamati e quindi seguono una persona perché questa persona risolve i loro problemi della quotidianità, gli ha dato da mangiare. Gesù dice: attenzione, io non sono qui per fornirvi il pane del prestinaio, ok? Io sono qui per darvi il pane per la vita eterna. Quindi il livello su cui si pone Gesù è diverso. Mi viene un po' in mente il detto, no? Che quando il saggio indica la luna, lo stolto vede il dito. E questo è quello che è avvenuto tra la folla e Gesù. Gesù ha compiuto dei segni che rimandavano ad altro, cioè il fatto che lui è il pane di vita eterna. La folla come li ha interpretati? Come dei miracoli a loro beneficio. Perfetto, questo ci ha risolto il problema. Avevamo fame quella sera e lui ci ha dato da mangiare. Quindi non comunicano sullo stesso livello. E questa è un po' la domanda che forse ci possiamo fare anche noi. Cioè noi perché seguiamo Gesù? No? Qual è l'obiettivo? L'altro aspetto di questo racconto è che la folla allora dice: benissimo, tu ci parli del pane della vita eterna, cosa dobbiamo fare? E Gesù è fantastico perché non dice che devono fare qualche cosa. Anche qui sposta l'attenzione, sposta il livello della comunicazione. Dice: voi dovete credere, non fare. Teniamo conto che qui siamo anche, qui si sente un po' nel Vangelo di Giovanni un po' le tensioni che c'erano, no? Tra la sinagoga, diciamo così, e le giovani comunità, prime comunità cristiane, no? Infatti Gesù non sta proponendo una nuova ortoprassi, cioè non sta dicendo cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare. Non è questo il punto. Il punto fondamentale è quello che la richiesta di Gesù è di credere a lui e di credere che lui è stato mandato da Dio, il Padre. Buona giornata.